Cerchiamo di capire ora come si arrivò alla Seconda Guerra Mondiale, in particolare all'attacco dell'Unione Sovietica. Nel 1939, il 23 agosto, Germania e Unione Sovietica avevano firmato un patto di non aggressione, il patto Molotov-von-Ribbentrop, che fu funzionale a due dittatori, ma dei due chi guadagnò di più fu senz'altro Hitler. Infatti, Hitler era perfettamente consapevole del fatto che se avesse attaccato la Polonia, l'Unione Sovietica sarebbe intervenuta. Quindi, la sua idea era quella di crearsi un alleato, l'alleato sovietico, e spartirsi la Polonia. Viene firmato appunto questo imprevedibile patto che univa la Germania nazista con l'Unione Sovietica comunista e che capovolgeva tra l'altro il patto anti-Comintern del 1935. Chi ci guadagna di più? Dicevamo che a guadagnarci di più è Hitler. Stalin guadagna dei territori, guadagna con la garanzia di Hitler e attraverso un protocollo segreto incluso nel patto, le tre repubbliche baltiche, Lituania, Lettonia e Estonia, in più alcuni territori che appartenevano alla Romania, la Bucovina e la Bessarabia. Però Stalin fa un errore enorme perché perde tempo, il tempo che gli serviva per organizzare la guerra contro la Germania, che lui era convinto che ci sarebbe stata prima o poi. Ma si indebolisce a ovest. Infatti, il confine sovietico era protetto dalla cosiddetta linea Stalin, una linea di fortificazione relativamente impenetrabile, comunque esistente. Lo spostamento dei confini per l'acquisizione dei territori verso occidente provoca quindi una falla nella linea di fortificazione. Quindi l'Unione Sovietica si è indebolita. Allo stesso tempo l'Unione Sovietica si è indebolita per quanto riguarda l'Armata Rossa. Una serie di epurazioni alla fine degli anni 30, in particolare nel 38, ha portato all'arresto, all'uccisione, epurazione di quadri dell'Armata Rossa, che non sono stati rimpiazzati, o perlomeno non sono stati rimpiazzati da ufficiali preparati. Hitler è consapevole di questo fatto. Inoltre, l'Unione Sovietica nel 1940 ha sostenuto la famosa guerra d'inverno contro la Finlandia, dove l'Armata Rossa dà una pessima prova di sé. È una guerra che si vince, ma a costo di gravi perdite e con grandi sforzi. Quindi, questa cosa, questa vittoria parziale, sofferta, diciamo, dell'URSS sulla Finlandia, dà un'immagine dell'Unione Sovietica debole, cioè di un esercito debole. Di questo Hitler è consapevole. Quindi Hitler sa che quello sarà il momento buono per attaccare l'Unione Sovietica. Tuttavia firma questo patto e in seguito al patto, il 1 settembre, senza una dichiarazione di guerra, il 1 settembre del 39, invade la Polonia, invitando Stalin a fare lo stesso. A metà settembre l'Armata Rossa invade la Polonia e che verrà ovviamente distrutta da queste due potenze che se la spartiscono. Ora quindi diciamo che questo periodo sembra un periodo di pace fra l'Unione Sovietica e la Germania, ci sono persino scambi di doni, di regali, comunque continui incontri a più alti livelli tra von Ribbentrop e Molotov sulla sistemazione dell'Europa. Hitler e Stalin volevano spartirsi l'Europa, creare quindi delle zone di influenza importanti. A un certo punto, però, Stalin chiede, a proposito delle zone di influenza, alcuni porti sul Mar Nero e gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. Hitler a questo punto capisce che Stalin non si è accontentato di quei territori che aveva avuto appunto in seguito al patto di non aggressione del 39, ma che mirava a quelle zone che erano di interesse anche germanico, se vogliamo in parte anche italiano, però qui l'Italia da questo discorso rimane fuori. Mussolini non è nemmeno informato di queste trattative fra Unione Sovietica e Germania. Quindi
A un certo punto Hitler dirà in presenza dei maggiori, dei più importanti ufficiali dell'Oberkommando della Wehrmacht, il comando supremo della Wehrmacht, dirà che il fattore russo in Europa è difficilmente risolvibile. Quindi già dal 1940 dà le direttive al comando supremo per preparare un piano d'attacco all'Unione Sovietica. Questo piano d'attacco aveva degli obiettivi precisi: distruggere l'Armata Rossa, arrivare in poco tempo fino agli Urali, impossessarsi di tutte le materie prime, delle risorse energetiche dell'Unione Sovietica, assoggettare insomma l'Unione Sovietica al Reich, pensando di avere di fronte un nemico debole, come si era palesato fino a quel momento. E difatti Stalin all'inizio è abbastanza debole, come vedremo per l'attacco poi che ci sarà il 22 giugno del 1941 da parte della Germania. Infatti, Hitler darà il via a quella che verrà denominata Operazione Barbarossa, che gli stati democratici definiranno un Blitzkrieg. Il Blitzkrieg è questa guerra dove c'è un coordinamento di forze aeree con le forze terrestri, che in poco tempo porta alla conquista di vasti territori. Solo che da un punto di vista tattico, strategico, ma tattico soprattutto, il Blitzkrieg si può applicare in un territorio abbastanza controllabile. Diventerà più complesso invece nel territorio russo, ucraino e russo, dove c'è un'estensione amplissima di spazi e dove poi, tra l'altro, il clima sarà particolare, unico per la sua difficoltà. Stalin, di fronte a queste minacce, rimane sordo. Si può capire che rimanga sordo agli ammonimenti di Churchill, perché Churchill gli farà pervenire una lettera che farà vari giri per questioni di segretezza e arriverà a Stalin alla fine di aprile del 1941. In questa lettera Churchill chiaramente scrive che la Germania sta preparando alcune divisioni che aveva impiegato in Jugoslavia e le sta posizionando lungo il confine tra Romania e Unione Sovietica. E scrive: Sua Eccellenza facilmente valuterà il senso di questi avvenimenti. Stalin risponde che è una manovra anticomunista che vuole rompere l'alleanza tedesco-sovietica. Però non si capisce come mai Stalin non presti orecchio ai suoi servizi segreti, perché il capo dei servizi segreti dell'epoca, Filip Golikov, il generale Golikov, mandò vari rapporti a Stalin nei quali descriveva il livello tecnologico raggiunto dall'aviazione tedesca, la preparazione dell'artiglieria, insomma una crescita del potenziale bellico tedesco che poteva essere interpretato come una minaccia. Golikov ovviamente non commenta questa cosa perché non è quello è il suo compito, ma Stalin non la comprende. Stalin fa preparare un piano d'attacco alla Germania che si sarebbe dovuto concretizzare nel 1942. Lui rimane nelle sue posizioni perché è convinto che Hitler non attaccherà prima di aver fiaccato, distrutto l'Inghilterra. Cioè lui pensa che non si ripeterà, che la Germania non voglia ripetere quell'errore fatto nella Prima Guerra Mondiale, aprire più fronti. Invece Hitler farà proprio quello, cioè Hitler attaccherà l'Unione Sovietica nel momento della sua maggior debolezza.